sparare tutti a scrivere la stessa cosa. Mi dico, come cazzo li fatti questi capelli? Si è fatto la messa in piega come Orietta Berti. Allora io i capelli li ho fatti petto, vieni qui. No, no, no. Maria non ce la faceva più, eh? Due settimane che non la vedevo, Vicky, due settimane! Astaghi, astaghi, mi escludo! E mi la puta! Ma non come facci quelle, madonna mia! Non li vuoi... Non ti puoi far vedere niente, che subito a copiare, vabbè, vabbè. Adesso ci penso due volte. Non venite qua, è vero, eh? Hai paura, Amedeo, eh? Maria. Sta... Sai che faremo? Faremo milioni più di likes, non ti preoccupare. Vittorio, mi hai lasciato un pezzo di presenza. È prosciutto, amore, è prosciutto. Comunque, Maria, veramente, noi ci siamo informati perché... sai che noi leggiamo sempre quello che succede durante la settimana e questa settimana è stato fotografato il buco nero, non so se avete saputo, ragazzi, eh? Ecco, adesso tutti aspettavano, adesso arrivano più o meno, io farò una battuta squallida perché tutti, allora è facile venire qua e dire amore mio, fammi vedere il tuo buco nero, c'è il telescopio, invece no. No, Maria, perché quei piramidei non ci sono più, Maria. No, Maria, sono finiti, il passato è alle spalle, la modernità passa. E invece vi sorprenderemo perché vi spiegheremo che cos'è il buco nero. Vedete questo buco dove vanno a finire una serie di cose, buco nello spazio, e si perdono. Un po' come l'oblò della lavatrice quando si perde il calzino. Cioè più o meno è questo. Io dico tutto sto casino per il buco nero, invece sì, ma... E seguite quell'altro fatto di Charlize Theron. Infatti Charlize Theron. Cioè, Charlize Theron, cioè non la Letizia, non Geggia, la Letizia, Charlize Theron, ha detto che sono 10 anni che non riesce a trovare il fidanzato, lei, come se Flavio Briatore non riuscire a trovare un tavolo a billionaire, la stessa cosa, cioè Charlize Theron, capito? Però abbiamo visto che Vittorio sta sempre a commentare, ci ha visto cuoricini, quando stai ad Hollywood vieni, scrivi, mi fa... Scritto, le ha scritto in privato, abbiamo saputo capito, che le ha scritto in privato. Hai capito, ad American Gricolò, eh? Vecchio marpione. Per fare... Allora, praticamente è successo un casino, ha cominciato a chattare, ha promesso cose lui che non doveva promettere, cioè ha detto a un certo punto, conosco Maria De Filippi, vieni in Italia, ti faccio fare la tronista, a cui ci ha visto... Charlize Theron all'inizio era anche preso, ma no, veramente, non è che mi illudi, ma veramente a fianco a Gemma, che onore. Allora, stavo andando bene la discussione. A un certo punto Vittorio manda una frase particolare. Dice, se vuoi ti faccio sentire il flauto magico. Charlize, che non ha capito che il flauto magico è un'opera lirica famosissima, il flauto magico, lo ha bannato, lo ha bloccato da tutti i profili. E ha fatto la figura del porcacchione, no, sono cose che succedono. Facciamo un applauso a Vittorio, capelli incredibili. No, è quello che dico, che poi lunedì, no, però scusa, succede cazzatelli come dall'evento della settimana, forse tutti sanno, l'evento della settimana è stato lunedì, è stato importantissimo, no. È stato il compleanno di Gianluca Grignani. Allora, non potevano mancare Ramazzotti, Negramaro, Corona, sto parlando di alcolici quelli. No, che cazzo, Ramazzotti manco lo saluta, credi. No, cioè si cade brutto e pino alla fine quando Gianluca stava a merda alla fine della festa. Stava pieno marcio. Stava pieno di alcol, quando è andata a scoffiare sulle candeline si è acceso il capannone. Stava morendo Beppe Cappelletti dei nomi, l'unico vinto. Il tuo casino, Maria, veramente. Comunque sappiamo che questa settimana hai fatto cose importanti, altri ospiti, insomma, c'è gente importante. So che hai chiamato in volo, giusto? So che c'è un bel rapporto, so che sappiamo anche che ti paghi poco, no? Sappiamo che tu li chiami in volo low cost, questa cosa. E poi oggi al volo la splendida, la grandissima Ornella Vanoni. Mamma mia, l'acqua è giovane quest'anno, veramente. L'abbiamo vista con la badante nel camerino. No, c'è l'assistente, come è scampato qua. A un certo punto ha visto a pieno del volo, l'ha scambiato per il nipote. Si è messo le mani a reggipezze e tirato fuori i soldi e ha detto, te al mondo, questi sono 50 euro, comprati quello che vuoi a pasta. Veramente, Ornella, no.
intenzione al trucco, perché praticamente si sono scambiate le dentiere di Ornella Vanoni e Beppe Messina. Ornella subito si è accorta perché c'era il pelo della barba attaccato sul cuchino. Ha detto, cazzo, non è la mia. Beppe, ti ho preso la tua dentiera. Poi si sono abbracciati, perché comunque loro si conoscono. Loro hanno suonato con Mameni. No, 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 lui. No, 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 Goffredo Mameni, quello lì. Una bella sempre. Comunque Maria, veramente abbiamo visto quello che è successo social, settimana social. Loredana che ha fatto il casino, è casino. Ah, ma cambia di regolamento a cazzo tu, hai visto proprio veramente la Checchevara di Bagnara Calabra, la condottiera, ha fatto i tuoi Lori, ma stai accettando. No, la cosa bella è che poi i bianchi non sono bianchi, e blu devono cambiare, e Rudy Zerbi parla troppo, e Alex Britti ride assai, fate tu, e Stash non può fare il professore. Ma quello c'ha ragione. Su di tutti Loredana, però guarda, ci sei piaciuto veramente, è bello sto fatto di parlare di tutti. Grazie, sinceramente, ma tu non mi sei sui social? No? Non c'hai i social? No, io personalmente no. Allora è vero, scusa, non sei iscritta a nessuna parte, cioè nemmeno, sì, no, ma nemmeno una, non so, non c'è un profilo fake per controllare se Maurizio fa il porca a chiunque. Cioè magari ti scrivi in privato per vedere se ad Eschia. No, si fa sempre, la fidanzata lo fa se si crea il profilo fake. Non è che stai con un nome finto tipo Filippa De Mari? No. Possiamo, scusa una cosa, vediamo un attimino il profilo di Maurizio su Instagram. Perché si era fatto il profilo che ho visto. Ecco qua. Allora, però è morto sul nascere questo The profilo. King Maurizio Costanzo, questo profilo l'aveva creato Maurizio da lanciatissimo. No, non è suo questo. Era suo. L'ha fatto per 500 quando è andato a Costanzo Sciocco. Però Maurizio ci ha messo due foto, poi le ha sgamato, infatti ha fatto solo due foto come post, Maria. Però ho visto che poi lui ha continuato a mettere mi piace a Francesca Cipriani. No. Però si vede che l'hai sgamato, tu magari mettere i cuoricini, no, per questo qua. Ma che è il suo, non ci sono, non lo so. Ma vi dovete buttare sui soldi, Giovanni, vi dovete buttare. No, tutte e due insieme, fate qui Chiara Ferragni e Fede. è vero, ma qui c'è dei Ferragni, sei dei Filippi. Spaccate, Maria, spaccate! Da tutte e due! Magari, a tutta le immagini a Maurizio con tatuaggio sul collo. Ma tanto non si vede a lui, Non è manco la fante, capito? No, dico, non è che dà fastidio, non è. No, se lo fa, se vuol dire per ricordare nell'intimità. Maria, abbiamo visto anche come utilizzano i professori Instagram, i social, e il professor Bob. Grande Bob. Bob Stephens, vero? Si chiama Bob. No? Si chiama Bob. Com'è? Si chiama Timor. Tim. No, non possiamo parlare di... Abbiamo facciamo la pubblicità per l'altra compagnia telefonica. Non possiamo... Diciamo Tim, che mi si incazza dalla... Possiamo dire Tim. Ti chiamiamo Bob, il nome fittizio. Se vuoi puoi parlare anche di spalle come i pentiti. Poi ti spiegate. Ah, per esempio abbiamo visto che tu, sui tuoi social, sei uguale a noi, uguale. Cioè proprio fai, vedete? Fai vedere. Mettiamo la foto del professor Bob, eccolo. Ah! Uguale, Maria! Vabbè, è inutile spiegarlo, Maria, che cosa sta facendo. Non avete capito, il fisico. Allora, lo spiego subito, vedete qua. No, per il fisico, io dico per quello che fa al mare. È inutile spiegare. Allora, qui praticamente c'ha la faccia, lui dice, sembra che si è messo così a prendere il sole. Invece no, lui se n'è andato al largo e sta facendo la pipì. Si vede proprio anche l'acqua intorno che ha cambiato la temperatura, guarda. Non ci sta più nessuno intorno, lui se n'è andato là a fare il fico. Ma, però, quello che mi ha scioccato di più, perché io non me l'aspettavo, 47 anni, un altro... Che si mantiene e ci fa fare le figure di merda a noi normali, diciamo. Dove sta? Il direttore di tutta la baracca qua. E Peparini, dove l'avete messo? Come il canarino, là sopra. Allora, abbiamo visto una foto, sono rimasto scioccato, guardatelo. C'è un fisico. Ma di che cosa stiamo parlando? 47 anni. Guarda lì. Ma poi depilarsi in qualsiasi zona del corpo, manco un po' di rispetto per la peluria, incredibile. Un po' di rispetto per Rudy Zerbi. Però si attaccherebbe come una scella in testa per...
faccio a vederti con questi capelli, veramente? No, veramente, Maria, lo sai che cosa sembra, Maria? Cioè, lo sai che mancano solo delle sopracciglia di Gabbiano e si è trasformato in Gianni Sperti. Ma che cazzo stai facendo? Momento... Senti, i capelli, una stiratura incredibile. Momento serietà e ti devo fare i complimenti, Vittorio, perché Vittorio è successo un fatto increscioso e qui chiedo davvero la vostra attenzione. È giusto denunciare certe cose quando accadono. Sì. Vediamo un attimo questo post che ha fatto il Lumes. Ecco qua. Questa è una bella denuncia da parte. Sì, perché qui era Cerignola. Sì. No, lo vedo. Vicino a Foggia. Praticamente a un certo punto Vittorio ha fatto 3 ore di opera lirica. Sì. A un certo punto ha detto, ragazzi, faccio il bis. È stato aggredito da 16 persone. Che l'hanno combinato Vittorio Tuga. No, a un certo punto, fino a un certo punto. E l'hanno combinato queste cose. Noi lo sappiamo perché eravamo in mezzo a quelli. A quei sei. Vabbè, Maria, guarda, noi ce dobbiamo andare perché ci abbiamo il grattino per ciscare, ragazzi. Torniamo sabato prossimo. Però siamo venuti perché tutta questa cosa dei social e queste offerte ci hanno fatto riflettere. Vogliamo dire una cosa importante, dov'è la camera? Ragazzi, questa situazione di commentare qualsiasi cosa sui social, la cattiveria che c'è su internet, noi diciamo basta, basta gli haters, basta ragazzi. Scrivere, commentare, distruggere qualsiasi cosa. Perché magari Loredana può avere un'idea, il professore un'altra. Tutti quanti abbiamo le nostre idee. Però le persone che offendono gratuitamente, che parlano male, le persone, Maria, lo dico ai ragazzi che si affacciano adesso nel mondo dello spettacolo, e devono capire questa cosa qua, perché quelli che scrivono le cattiverie, che perdono anche un minuto della loro vita, cosiddetti leoni da tastiera, no? Che perdono anche un minuto a scrivere un'offesa, e sono persone che non stanno bene. Basta. E da voi che vi affacciate in questa cosa, non vi fate mai condizionare. Tanto loro restano loro e voi restate voi. Non vi fate mai condizionare, perché se voi non vi farete mai condizionare da queste persone qua, voi avrete sempre ragione. E loro, quelli che offendono gratuitamente, avranno sempre torto. Io vabbè, ti voglio. Sì. Perché l'offesa gratuita non è mai bella, Maria. Infatti questo, no, questa è una cosa giusta, ma sempre. No, tranne in un caso, quando si offendono i capelli di Vittorio. Là è giusto. Buonasera a tutti! Via Maria! Vittorio, devi andare da Giappone, devi andare.